Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. É com muito gosto que a Faculdade de Arquitetura recebe a 15ª conferência organizada conjuntamente com a Fundação Instituto Marques da Silva e, portanto, é um número redondo, portanto, temos que realmente frisar este acontecimento. Realmente as conferências têm sido sempre objeto de publicação, portanto elas não ficam apenas aqui, portanto são prolongadas pela sua edição em livro, portanto têm essa mais-valia, bastante importante. Hoje temos aqui o professor Paulo Zermani, eu agradeço muito a sua presença cá na escola. E temo-lo aqui, enfim, evidentemente que tenho aqui o meu colega Luís Urbano, que está a representar a Fundação Marques da Silva. É em primeira mão, devido à Fundação Marques da Silva, que o professor Paulo Zermani se encontra aqui, mas na verdade há um dado muito interessante nesta escolha, que tem a ver com a contribuição da Ana Francisca, que está aqui ao meu lado, que na verdade fez uma dissertação de mestrado integrado sobre a obra do professor Paulo Zermani, arquiteto. Depois ela explicará essa história, obviamente, melhor do que ninguém. Portanto, agradeço à Fundação, ao professor Luís Urbano, que representa aqui a vice-reitora, a nossa vice-reitora, a professora Fátima Vieira, à Paula Brunhosa aqui presente também, parte da Fundação, e também, enfim, às pessoas da Faculdade envolvidas na realização deste evento. É um evento que aguardamos com imensa expectativa, porque, como é óbvio, esta escola tem uma relação muito intensa, desde sempre, com a Itália, e nada mais interessante para nós do que ouvir falar sobre arquitetura italianas e de uma particular arquitetura italiana, que é do arquiteto professor Paulo Zermani. Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer a vossa presença. É uma felicidade ver outra vez esta sala cheia para ouvirem a Conferência Marques da Silva, agradecer evidentemente o acolhimento da Faculdade de Arquitetura, agradecer ao professor João Pedro Xavier este empenho na colaboração com a Fundação, que é uma relação muito próxima entre a Fundação Marques da Silva e a Faculdade de Arquitetura, quase umbilical, que acho eu se fortaleceu ou se intensificou nos últimos anos, com a organização de algumas iniciativas conjuntas, exposições, na colaboração com muitas iniciativas, mas principalmente com a junção de esforços em torno dos dois nossos centros de documentação, que eu espero que se materializará numa nova casa muito em breve, num novo edifício, desenhado pelo mesmo arquiteto que desenhou aqui a Faculdade de Arquitetura, o arquiteto Álvaro Siza, e cuja construção tenho a certeza que será um dos principais objetivos dos dois novos mandatos das respectivas direções, um que começa hoje, o outro que começará em breve, e portanto queria dar também os parabéns ao novo diretor da Faculdade de Arquitetura, ao professor João Pedro Xavier. Queria renovar o convite a todos os investigadores que estão aqui hoje, quer sejam docentes da Faculdade, quer sejam estudantes dos diferentes níveis de ensino, convido para visitarem a Fundação, na Praça do Marquês. Antes de mais, para visitar a exposição que está neste momento patente, organizada, entre outras pessoas, pelo professor António Neves, que é uma exposição dedicada ao professor Botelho, que foi professor aqui na... O professor Manuel Botelho, que foi professor na Faculdade de Arquitetura, mas principalmente para estudarem os cerca de 40 acervos de arquitetura e de arquitetos que estão disponíveis para toda a gente investigar, para sugerirem novas abordagens, para proporem colaborações com a Fundação, projetos de investigação. Portanto, estamos completamente abertos às vossas visitas e às vossas colaborações. E, finalmente, queria, evidentemente, agradecer ao professor
e arquiteto Paulo Zermani ter aceito o nosso convite, convite da Fundação, para ser o conferencista deste ano 2022 das Conferências Marques da Silva. Agradecer evidentemente à Francisca, que irá fazer a apresentação do professor Zermani, não só por nos ter dado a conhecer a obra do arquiteto Zermani aqui na faculdade, na exemplar dissertação que defendeu recentemente, orientada pela professora Naves Costa. Eu tive a felicidade de fazer parte do júri e fiquei absolutamente fascinado com a obra do arquiteto Zermani, seduzido pelas belíssimas imagens, algumas que vamos ver hoje, captadas por alguns dos melhores fotógrafos de arquitetura, pela coerência e pelo rigor do desenho dos projetos, pela materialidade com que as obras ganham vida, muitas vezes em tijolo à vista. Cá há bocado estávamos a falar que o arquiteto Zermani diz que procura usar sempre os materiais das regiões onde projeta, e as obras são, como vão ver, um apelo ao silêncio com que é possível estabelecer paralelos com alguma da arquitetura também produzida em Portugal. Eu lembro-me, quando estou a ver as obras do arquiteto Zermani, de alguns nomes como Manuel Tainha, o Vítor Figueiredo, o Francisco Barata, o Bartolomeu Costa Cabral ou o Álvaro Cisa. Portanto, passava a palavra à Francisca para fazer a apresentação. Muito obrigado. Ora, muito, muito boa tarde a todos. Num primeiro momento, agradecer aos professores Luís Urbano e João Pedro Xavier, em representação da Faculdade de Arquitetura e da Fundação Marques da Silva, pela organização deste evento. E antes então de fazer a apresentação propriamente dita do arquiteto Paulo Zermani, eu queria então explicar um bocadinho do contexto e o que é que nos trouxe efetivamente aqui a este momento da conferência. Então, no ano letivo 19-20, eu estive ao abrigo do programa Erasmus+, um semestre no Politécnico de Milão, e nas nossas aulas de teoria da arquitetura, um dos convidados de uma dessas aulas foi então o arquiteto Paulo Zermani, que deu uma aula intitulada Fundamenta, Fundação, na qual ele fez então uma pequena viagem a respeito das suas obras e com base nos conceitos de lugar, tempo, terra, luz e silêncio. Obviamente que à data eu não conhecia o arquiteto, não tinha conhecimento da sua obra, então o interesse que se deu foi efetivamente algo instintivo, muito através da imagem, mas também através da reação daqueles que me rodeavam, sejam colegas ou professores, que estavam a ter no momento da aula. Então, apesar de não o conhecer, percebi que efetivamente seria alguém importante no panorama da arquitetura italiana. Depois desse período, regressei então a Portugal e tive então a primeira conversa com a minha orientadora, a professora Ana Alves Costa, e a quem deixo obviamente um agradecimento mesmo muito particular. E na primeira conversa que tivemos, no sentido de escolher aquele que de facto poderia ser o tema da dissertação, eu falei então deste episódio que tinha vivido em Milão. Fizemos uma pesquisa rápida e percebemos que de facto não existia qualquer publicação do arquiteto cá em Portugal, em qualquer uma das bibliotecas das faculdades de arquitetura do nosso país. Ou seja, isso juntando de facto ao interesse instintivo, como eu já referi, transformou-se efetivamente numa oportunidade e numa motivação a essa partilha de conhecimento e trazer de facto o contributo do arquiteto Paulo Zermani para o nosso contexto. De salientar também que, uma vez que eu não tinha acesso à informação a partir de cá, a dada altura precisei obviamente me deslocar até a Itália novamente, para ir fundamentalmente às bibliotecas das faculdades de arquitetura de Milão e Parma, e visitar também algumas das obras do arquiteto. Recebeu-nos de maneira muito gentil na sua casa, a Casa Zermani. Mostrou-nos também a Capela no Bosque, duas obras que fazem então parte da mesma propriedade, e no fundo devolveu-nos a Portugal, entre aspas, com uma mala carregada de livros, e que foram absolutamente fundamentais para conseguir terminar, pelo menos
esta parte da investigação que eu espero efetivamente que tenha continuidade. Por isso vou agora então fazer a apresentação formal do arquiteto. Paolo Zermani nasce a 2 de dezembro de 1958 em Medesano, um pequeno povoado inserido em contexto marcadamente rural e parte da província de Parma. Nasceu a poucos metros de um castelo imperial do século IX e as ruínas que dele resultaram foram o recreio da sua infância. Foi deste modo que estabeleceu o primeiro contacto com a arquitetura, perseguindo fragmentos de ruína. Estudou na Faculdade de Arquitetura de Florença, onde ao longo desses anos colaborou no ateliê do arquiteto Aurelio Cortesi. Acabou por estabelecer contacto com Ignazio Gardella, Aldo Rossi e Paolo Portoghesi. É desde 1990 professor catedrático da Faculdade de Arquitetura de Florença, onde leciona composição arquitetónica, e desde 2015 professor de projeto na Academia de Arquitetura de Mendrisio. No período compreendido entre 1984 e 2008, Paolo Zermani desenvolveu a sua atividade profissional em nome individual e, a partir desse ano, em colaboração com o arquiteto Eugênio Tessoni, fundou o Estúdio de Arquitetura Zermani Associati. É também membro da Academia de São Luca, fundador dos seminários Identità della Arquitetura Italiana e diretor da revista Firenze Arquitetura. É presença habitual na Bienal de Arquitetura de Veneza e Trienal de Milão. Em 2018, recebeu o prémio António Feltrinelli para a Arquitetura. Entre a sua obra escrita, destacam-se publicações como Identità della Arquitetura, volumes 1 e 2, 1995 e 2002, respectivamente, Oltre il Muro di Goma, 2010, Arquitetura, Luogo, Tempo, Terra, Luce e Silêncio, 2015 e Fondamenta, 2021. Nos seus projetos destaco, entre obra construída e não construída, a Capela Junto ao Mar, Malta, 1989, a reabilitação do Castelo de Novara, 2016, a Igreja de San Giovanni, em Perugia, 1997-2007, o Mausoléu dos Primeiros Cristãos, junto ao Bastião de San Galo, Roma, 1994, a Capela no Bosque, 2012, e a Casa Zermani, em Varano de Marchesi, 1997. Para o arquiteto Zermani é então importante o momento em que, e passo a citar, a arquitetura e a estrutura substancial da paisagem coincidem. Os conceitos de lugar, tempo, terra, luz e silêncio que estruturaram a nossa dissertação estruturam também o seu pensamento arquitetónico. Trata-se, e passo a citar, de uma viagem na análise dos vestígios, sejam eles antigos ou mais recentes, sem ficarmos obviamente prisioneiros, e que podem ajudar no desenvolvimento crítico de uma arquitetura capaz de manter a clareza do seu estatuto, certamente dinâmica, mas nunca autorreferencial e muito menos assente no improviso. Fim de citação. Essa capacidade de projetar não assenta por isso num mero mimetismo, mas tenta procurar meios de adaptação, uma busca pela coerência individual, cuja finalidade é coletiva. Em Zermani encontramos reflexões sobre a permanência na arquitetura. Encontramos o desenho como ferramenta absolutamente insubstituível no processo de trabalho. Encontramos a construção de um itinerário de coerência que encontra no ato de testemunhar a condição fundamental para ser ensinada a arquitetura, uma vez que esse testemunho, a seu tempo, gera aprendizagem. Uma construção de um ritual, distante da ideia de sagrado no seu significado puramente religioso, mas que assenta num conjunto de princípios orientadores em ou de Paolo Zermani. O autor concentra em si o exercício também da escrita sobre a sua obra, onde consegue provocar tensões e aproximar distâncias. Uma prova absolutamente clara de que, como refere a professora Joana Colceiro no prefácio do livro Paládio e o Moderno, de que um projeto de arquitetura pode, em si mesmo, ser um projeto de investigação. Fim de citação. E acredito que é desta forma que o arquiteto Zermani constrói, e passando a citar a professora Ana Alves Costa, um legado consoante a tradição, no sentido de transmissão daquilo que mantém a atualidade. Muito obrigado mesmo pela vossa presença. Como perceberam, o resultado desta investigação foi então, de facto, a minha dissertação. Agradecer em particular aos professores Luís Urbano, José Miguel Rodrigues, que na altura foi o arguente da prova, e à professora Ana Alves Costa, como orientadora, o entusiasmo com que receberam o arquiteto Zermani e que resultou neste momento que me deixa, obviamente, muito, muito feliz. Muito obrigada a todos.
È già pronto? Buonasera a tutti voi, grazie per questo invito, grazie alla Fondazione, grazie alla Facoltà di Architettura e alla vostra meravigliosa città che ho avuto la possibilità di visitare oggi. Io parlerò in italiano, mi hanno detto che devo fare così e ho perso molto tempo a studiare l'architettura e non sono riuscito a imparare la vostra lingua, ma spero di cavarmela ugualmente. Facciamo una prova per vedere. Allora, una premessa e poi una sequenza di progetti per cercare di dare valore alle parole della premessa. Questo disegnino che vedete è di Martin Heidegger, che nel 1962 compie un viaggio in Grecia, una crociera con una nave, parte da Venezia per rendere omaggio al compleanno della moglie e va verso la Grecia per cercare di appurare che cosa rimane dell'origine dell'Occidente. È una crociera, è un viaggio in nave deludente per Heidegger, che arriva sulla costa greca guidato da un itinerario che è quello della mitologia greca e non trova nulla. Visita Atene, visita tutti gli altri luoghi del mito dell'Occidente, ma è completamente deluso. È completamente deluso dall'assenza di una cosa che lui definisce l'elemento greco. Che cosa è per Heidegger l'elemento greco? L'elemento greco è quella cosa che contiene l'origine di tutta la poesia, la storia, il teatro, la letteratura, l'arte dell'Occidente. In questi luoghi dove l'arte occidentale ha avuto origine, Heidegger non vede più nulla. La sua delusione trova conforto solo quando arriva alla fine del viaggio. Lì, a Delo, al centro del cerchio di isole, trova quello che ha definito elemento greco. Lì dove l'uomo del Novecento non è ancora riuscito a rompere l'equilibrio straordinario tra la natura e le azioni dell'uomo, appunto, lì Heidegger trova conforto e riconosce quella condizione che definisce il soggiorno. Il soggiorno significa essere in un luogo e riconoscere che quelle sono le condizioni specifiche di un luogo, quelle e nessun'altra. Il suo viaggio ad Atene era stato funestato da una negativa impressione nella visita dell'Acropoli, rovinata dal turismo. E così via via, lungo tutta la costa. Ma quando giunge a Delo, al centro di questo arcipelago, si rende conto che forse esiste ancora qualche speranza per l'Occidente.
Il mio lavoro, che vedrete poi, si basa completamente sulla considerazione e sulla ricerca di una possibilità di salvezza per i luoghi dell'Occidente. E parte naturalmente per me, che sono italiano, dai luoghi italiani. Questa vicenda dell'Occidente, di cui l'Italia è esempio e paradigma emblematico, si svolge in un rapporto continuo attraverso i secoli tra corpo e anima. In effetti, se noi riflettiamo un momento, proprio da architetti, ci accorgiamo che la differenza tra un basamento e un tumulo è una differenza quasi inafferrabile. In questo straordinario dipinto, Beato Angelico ci mostra il giudizio universale. Al centro c'è un basamento. Beato Angelico divide il bene dal male, ma non spiega cosa sta succedendo al centro. Che cosa è quello? È un basamento, cioè l'elemento che nella città occidentale, nell'architettura occidentale, è sempre l'elemento decisivo, più importante, quello su cui cresce il tempio, o è un tumulo? Nella civiltà occidentale, quando il basamento ha termine, quando si deteriora, si rovina, quando una civiltà finisce o finisce la vita dell'uomo che l'ha voluto, che l'ha alimentato, ecco che il basamento si sgretola. A quel punto però nasce il tumulo. Il tumulo, la tomba dell'uomo, non è altro in fondo che un basamento che contiene la cosa più importante, cioè il corpo dell'uomo. Questa prossimità, questa vicinanza tra basamento e tumulo era stata annotata fortemente dagli architetti del movimento moderno nel Novecento. Basta pensare ad Adolf Loos, per esempio, questa è la sua tomba, oppure a Mies, che pone il basamento sotto ognuna delle sue architetture più importanti. Dunque è il corpo dell'uomo che definisce i principi dell'architettura. D'altra parte, questo non è strano. Tutta la civiltà occidentale e anche la città occidentale sono concepite sapendo della provvisorietà della vita. Tutta la civiltà occidentale si muove attraverso la consapevolezza della transitorietà del cammino dell'uomo sulla terra. Al corpo, però, in questa avventura, in questo cammino, proprio per questo motivo legato alla provvisorietà del corpo, si contrappone l'anima. Quando avevo 19 anni e studiavo architettura, scendendo dallo studio in cui lavoravo in Piazza del Duomo a Parma, ho incontrato quest'uomo. Non sapevo chi era. Si avvicinava sostenuto da una piccola figura femminile, Maria Kodama, la sua compagna, e dall'editore Franco Maria Ricci, il suo editore italiano. Era Jorge Luis Borges, che andava a vedere le sculture che erano sui fronti del Battistero di Parma. Ma Borges era cieco.
Eppure andava a vedere le sculture che erano sul battistero. Non servono solo gli occhi per capire l'architettura occidentale. È necessario qualcosa d'altro. Vi mostro questa sequenza di immagini come se fossero delle lastre di un laboratorio medico, le lastre che si fanno sul corpo dell'uomo. Questa prima lastra vi mostra la pianta della città romana di Novara in Italia. È il castrum romano, l'accampamento romano, di cui vedete i quattro lati e la torre angolare. Questo è l'inizio della città. Poi, nel Medioevo, questa struttura che assomiglia, che potremmo far assomigliare a una struttura ossea, come la struttura del nostro corpo, si arricchisce delle torri su tutti i lati. Poi, con l'invenzione della polvere da sparo nel 400, questa struttura cambia ancora e diventa sempre più ricca, sempre più forte. Poi ancora si trasforma, nascono altre torri delle parti interne e quindi questa struttura ossea si moltiplica sempre più. Poi, nell'Ottocento, i castelli non servono più a nulla. Ma la struttura ossea cambia ancora e diventa un carcere, una prigione. Una prigione posta proprio nel centro della città, davanti alla piazza principale. Quindici anni fa sono stato chiamato per restaurare e ricostruire il castello di Novara nella pianura padana, nel nord Italia. E mi sono trovato di fronte, prima di progettare, a uno grande scavo da cui sono emerse decine e decine di queste cose. Decine e decine di corpi degli uomini, bambini, soldati, stavano dentro il corpo del castello. La stessa sorte dell'architettura era toccata agli uomini che la abitavano. Questa era la situazione del castello nel momento in cui ci siamo avvicinati per misurarlo. Vedete che qui in primo piano restava solo un affioramento di un muro medievale. Ma ricordatevi questo muro, perché lo rivedremo. Là in alto, la grande cupola dell'Antonelli, che è il simbolo della città di Novara. E questa è l'altra immagine del castello com'era. Quasi una semplice fattoria della pianura padana, nulla di più. Ma dentro la terra le misure del corpo non erano morte, dormivano. E piano piano siamo andati a trovarle. Le abbiamo scoperte lentamente in un processo che ha rappresentato più un progetto di scavo che un progetto di costruzione. Qui vedete l'opus romano che emerge ed emerge soprattutto una grande spina che potete vedere, se io riesco in questa operazione, quella grande spina di cui vi parlavo sottoterra è questa. È una sorta di spina dorsale che regge la prima parte, la prima costruzione della città.
E il nostro intervento, lo vedrete, ha riguardato alcuni principali punti, cioè la ricostruzione di tutta questa parte del castello, la ricostruzione della torre principale che non c'era più, di cui abbiamo ritrovato la fondazione, e il completamento della torre della munizione, che è questa, che era parzialmente crollata. Vedete in questa immagine la grande spina del muro romano che avevate visto in quella sorta di lastra che vi ho mostrato all'inizio. Questo era il perimetro della città. Partendo dalla terra abbiamo iniziato la ricostruzione, che poi emerge continuamente attraverso la spina dentro e fuori del castello. Ecco, questa è l'immagine della torre. La torre non c'era più, era completamente scomparsa e rimaneva solamente questo piccolo elemento. L'abbiamo continuata e l'abbiamo fatta salire. Non si sa come fosse la torre precedente, probabilmente era una torre completamente chiusa verso la città e rivolta verso l'interno. Noi abbiamo preso la torre e l'abbiamo aperta verso la città. In questo modo, lo vedrete, abbiamo ricostituito un rapporto di vita tra il castello e la città, un rapporto che non esisteva da oltre un secolo, perché dopo la prigione il castello era stato chiuso per 60 anni. Qui vedete il rapporto tra la torre principale e la torre della munizione, e vedete come la torre principale a questo punto è chiusa verso l'interno. Qui vedete il modo in cui ci siamo attaccati al basamento. Ancora la torre. Il rapporto tra le due torri. E questa immagine mi è particolarmente cara perché vi mostra il senso del mio lavoro. Potrebbe bastare questa. Vedete, è un lavoro di sovrapposizione. Sono degli strati, delle sezioni sulla pianta dell'edificio che appartengono a tempi sempre diversi. L'ultimo è il nostro, ma non sarà l'ultimo. Il rapporto fra la torre e i camminamenti e la spiegazione di tutto questo percorso che inizia nella terra e termina in questo punto in cui abbiamo deciso che l'altezza della torre dovesse interrompersi. Il motivo lo vedete. È una camera d'aria, una stanza in cui piove, aperta sulla città. Qui vedete la ricostruzione dell'intera ala ovest che prende al suo interno la grande spina medioevale costruita sulla spina romana che rappresenta l'inizio della città. Qui vedete il punto in cui in questa muratura, in questo fronte, era nata la prima porta del recinto romano della città. Ancora lo stesso rapporto. E poi dentro la terra, ecco questa famosa spina di cui ho insistentemente parlato e il nostro progetto che vi si accosta da una parte e dall'altra con il museo archeologico della città. Così l'edificio non è altro che un altro capitolo della vita della città, un altro capitolo della vita di questo corpo che era non morto, ma solo appunto, come già dicevo, addormentato. Ancora l'opus romano nel rapporto con il nuovo intervento.
questo discorso del corpo nella logica della città occidentale, della città italiana, è per me molto importante e ho avuto la possibilità di verificarlo ancora negli ultimi anni, perché mi è stato affidato un incarico difficilissimo, quello cioè di riformare l'interno della chiesa della Basilica di Sant'Andrea di Leon Battista Alberti, uno dei templi straordinari dell'architettura europea. Lo vedete qui, siamo a Mantova, questa è la facciata. Voi sapete che del progetto di Alberti è rimasta certamente solo questa grande navata, mentre non si sa chi abbia realmente realizzato il transetto, e poi la cupola è stata realizzata nel Cinquecento. Il problema era dato dal fatto che per chi entrava in chiesa non si vedeva l'altare, perché qui nell'Ottocento è stata realizzata una piccola collina in mezzo al transetto che sale e impedisce quindi di vedere l'altare per chi entra in chiesa. Questo per sistemare la cripta dove sono custodite le reliquie del sangue di Cristo. Allora il tema era difficile e avevo a disposizione poca stoffa per fare l'abito, poche cose, solo quattro: l'altare, la sede del vescovo, l'ambone per la lettura del Vangelo e il fonte battesimale per gli adulti. Quattro fuochi, vengono definiti in italiano fuochi liturgici, cioè quelli che rendono possibile il rito. Si trattava di costruire una geografia nuova del Sant'Andrea, a partire quindi quasi da una anatomia di questo corpo. E abbiamo lavorato su questo corpo. Il progetto è nato da un gradino, da questo gradino. Qui vedete l'altare antico, che dopo il Concilio Vaticano II nel 1960 è stato museicizzato. Allora hanno usato degli altari provvisori che non c'erano più quando noi siamo intervenuti. Qui c'era una balaustra che divideva questa zona da questa, il presbiterio dalla navata. E si era creato un dislivello di 50 centimetri, troppo alto, si cadeva. Allora il nostro progetto è iniziato da un gradino. Abbiamo fatto un gradino qui e questo gradino ha fatto sì che i 50 centimetri diventassero 25 e diventassero una scala percorribile. Poi questo gradino ha continuato a girare qui, 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 fin qui e è diventato il basamento per il nuovo altare. Sopra, sulla stessa linea, più in alto abbiamo messo la sede del vescovo e più avanti verso la navata la parola del Cristo, il Vangelo. Qui abbiamo fatto il fonte battesimale. Questa facciata del Sant'Andrea è la facciata più interessante, una facciata incompiuta ma ancora più bella di questa. E lì abbiamo messo una lastra di marmo, marmo di Verona, alta 40 centimetri, quindi alta così, appena scavata dentro. Abbiamo fatto due gradini e un velo d'acqua di 10 centimetri. Chi deve battezzarsi entra da questa porta, sale sulla lastra, si bagna i piedi nell'acqua e va verso l'altare. Vedete in questa sezione, meglio che nelle mie parole, il principio. Chi entra ora vede l'altare
vede il vescovo, che prima non vedeva perché c'era questa cosa in mezzo. Ecco, in tutto questo, con quattro elementi, abbiamo ricostruito una geografia, che era la geografia che Leon Battista Alberti aveva voluto per la navata. Tutti gli elementi si basano sulla modularità del quadrato, che, come sapete, è l'elemento che Alberti ha utilizzato per concepire questa straordinaria chiesa. Qui vedete l'altare, la sede del vescovo, l'ambone, la lettura che deve essere tale come parola di Dio anche quando non è pronunciata. E vedete come dunque dentro questo corpo, il corpo della Chiesa, abbiamo costruito un altro corpo con una testa, due braccia, l'addome e tutto il resto. Una figura vagamente cristologica che riprende dentro questo corpo e ridefinisce le misure di quello che c'era, evidenziando soprattutto questo straordinario rapporto della navata con l'altare. Ecco, chiedo scusa. La sede del vescovo, l'altare, l'ingresso della chiesa illuminata, la navata, da questo grande oculo che sta al centro, la parola che si rivolge verso l'assemblea. Il rapporto tra l'altare e l'ambone, la parola. Il modo in cui si sale dall'altare verso la parola, il quadrato, l'ottagono, il cerchio e l'asse della navata che si ricostituisce in questa figura definitiva, in cui un corpo dà vita a un altro corpo, attraverso quattro elementi. Questo discorso potrebbe continuare e si sviluppa continuamente attraverso queste cose che abbiamo individuato, questi temi che abbiamo individuato e che sono stati ben anticipati prima delle mie parole, riassumendoli in alcuni, come dire, in alcune termini, luogo, tempo, terra, luce, silenzio. Con questi vi presenterò alcuni altri progetti, a partire dalla terra. Questa è un'immagine di Giotto che raffigura la vicenda di San Francesco nella Basilica di Assisi. Vedete Francesco, il più grande santo della cristianità occidentale, è all'interno di una chiesa completamente diroccata. È la chiesa di San Damiano, una chiesa distrutta dal terremoto. E il crocifisso, che Giotto rappresenta con molta precisione, dice a Francesco che lui, per essere introdotto alla propria vicenda spirituale, non deve occuparsi di spirito, deve occuparsi di cose materiali. Dunque, lo invita a ricostruire tre chiese, cosa che Francesco farà. San Damiano, appunto, questa, la Porziuncola, che diventerà la sua dimora abituale, e una terza piccola chiesa. Questo tema dell'invito a occuparsi di cose materiali per essere introdotti alla missione spirituale è assolutamente fondante e fondativo anche per l'architettura, che tiene insieme questi due termini che sono propri
alla entità costitutiva dell'architettura italiana e di quella occidentale più in generale. 20 anni fa ho fortunosamente vinto un concorso per costruire una chiesa a Perugia, in Umbria, vicino a queste zone di San Francesco. Perugia, lo sapete, è una città italiana tra le più belle, ha uno straordinario centro storico, è un po' come Roma, è costruita su tanti colli, ma è anche una città devastata dalla speculazione edilizia che ha completamente isolato il centro e occupando tutte le zone più alte che stanno intorno. Ebbene, io dovevo costruire una chiesa nel posto più sfortunato di Perugia, un luogo che si chiama Ponte Doddi, completamente devastato dalla speculazione edilizia degli anni 60, 70, 80 del Novecento. E non contento di questo, ho dovuto anche occuparmi in quel luogo devastato del posto peggiore, cioè questo posto che è esattamente il luogo più basso di tutto il quartiere. Un piccolo rettangolo con un altro rettangolo messo sopra. Quindi una condizione assolutamente difficile. Pensate che gli abitanti di questo quartiere fino a qualche anno fa dicevano la messa in uno dei grandi condomini delle case di speculazione, che è un appartamento di una casa di speculazione. Volevano una chiesa che riabilitasse ai loro occhi lo stare lì. La scelta è stata quella di assumere le difficoltà che erano dentro questo luogo e di farle diventare qualcosa che assomigliasse all'architettura. E dunque abbiamo pensato a una chiesa, lo vedete, a sviluppo completamente longitudinale. In questo, andando contro le direttive del Concilio Vaticano II, che invece chiede di fare delle chiese che siano assembleari, delle chiese rotonde, delle chiese con forme strane. Abbiamo quindi fatto una chiesa che ha una facciata di 13-15 metri e uno sviluppo di 35, pensando che quella era la dimensione delle chiese francescane e che non c'era niente di strano. Si trattava di capire come il rito avrebbe potuto avere valore. E allora ci siamo ricordati di Francesco, e la chiesa è un percorso che, entrando dalla facciata, si inserisce gradualmente nella terra fino ad arrivare all'altare, poi lasciando spazio alla cripta. Perugia è una città costruita su più livelli, come Porto. I livelli, le altezze differenti hanno una grandissima importanza in questa città. E noi avevamo un punto basso e un punto alto. E allora il punto basso è diventato il sagrato e il punto alto la piazza della comunità religiosa con la canonica. Il percorso porta dentro la chiesa fino alla terra. Un altro percorso uguale porta dalla piazza bassa alla piazza alta. Gli abitanti di Perugia chiamano Acropoli la loro piazza principale, come l'Acropoli di Atene. Pensate a quanta importanza attribuiscono allo stare su o allo stare giù. Ecco dunque il percorso. Da questa sezione, più che dalle mie parole, potete comprendere come in effetti si sviluppa questo percorso, dalla piazza bassa fino all'altare e alla cripta, oppure salendo dalla piazza alta alla piazza bassa. In questo percorso ci guida la luce che taglia in due la facciata, accompagna il visitatore o il fedele
fino in fondo alla navata e si spegne dietro questo diaframma in corrispondenza dell'altare. Qui vedete il modello di concorso, meglio delle mie parole spiega il rapporto che esiste. Ecco. E qui vedete sempre nel modello una cosa che ci tengo a sottolineare. Perugia è una città, dicevo, costruita su più altezze. Tutte le architetture di Perugia hanno un'altra architettura che sta sotto, un basamento, che si chiama sostruzione. La sostruzione in italiano è una costruzione che sta sotto l'altra costruzione. Questo per raccordare le strade e i livelli delle strade con le architetture. C'è quindi una doppiezza nell'architettura di questa città, qualcosa che sorregge quello che sta sopra. Ebbene, se guardate questa immagine, vi renderete conto come questa è la piazza bassa, questa è la piazza alta, ma la quota superiore della chiesa e della canonica è sempre la stessa. È una sostruzione e voi vi chiederete, ma cosa deve sorreggere? Io potrei presuntuosamente dire il cielo, ma non ho questa possibilità. E quindi mi limito a sorreggere qualcosa di molto meno spirituale, qualcosa di molto più materiale, che è questo. Vedete, la nuova chiesa è una sostruzione di quello che esiste già e che non aveva senso, di quello che è stato fatto in quel modo terribile e a cui bisognava dare appunto un fondamento, a cui bisognava dare un senso. E per dare un senso, francescanamente, abbiamo lavorato dentro le cose concrete che questa città ci offriva, cioè dentro il suo modo di costituirsi, che è un modo architettonico, ma è un modo anche di essere, un modo di pensare, il disporsi su livelli diversi. Abbiamo capovolto il principio, così come Francesco ricostruiva una chiesa diroccata, noi abbiamo cercato di ridare un senso a un paesaggio distrutto o parzialmente distrutto dalla speculazione. Ecco dunque l'ingresso dalla Piazza Bassa, che è un taglio forte nel corpo della chiesa, la linea di luce che parte sopra la testa di chi entra, la salita invece parallela tra le due piazze, il rapporto tra la canonica e la chiesa e là in fondo l'unico frammento d'Umbria che ancora esiste, un uliveto e una casa rustica, e poi ancora la sostruzione che sorregge questa volta l'altra parte, quella opposta del paesaggio, che vi si appoggia sopra. Questa è una chiesa che dovrà essere vista dall'alto, perché tutto il quartiere è più alto della chiesa. E poi l'interno, con la luce che si spegne dietro l'altare e ci introduce alla cripta che è completamente interrata. E poi quando si esce, il discorso contrario. Questo asse, che è l'asse sul quale si dispone l'accesso alla chiesa, lo spazio architettonico, ma anche il rito, ci inquadra l'unico frammento di paesaggio ancora rimasto, che sarà lì forse per poco, ma intanto abbiamo ricostituito gli elementi di questo stare lì. Questa non è una fotografia venuta male. È un fotogramma di un film straordinario che si chiama Nostalgia, di Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky, lo sapete, è un regista russo piuttosto noto.
e esiliato in Italia e poi in Francia. Negli anni del KGB in Russia. Tarkovsky viene in Italia e gira questo film interamente, che è la vicenda di un intellettuale russo che sta vivendo una profonda crisi interiore e cerca nel paesaggio italiano un risarcimento, cerca di ritrovare se stesso. Per farlo decide di andare a vedere una opera straordinaria, La Madonna del Parto di Piero della Francesca. La Madonna del Parto è la più popolare tra le Madonne di Piero della Francesca. Non è la più bella, è la più popolare. È una Madonna incinta, è una Madonna gravida, una Madonna che aspetta un bambino, che contiene quindi le misure di un'altra vita. L'intellettuale, quando arriva lì, vicino a questo luogo, un paesino tra Umbria e Toscana, dove la Madonna è custodita, e accompagnato da una bella interprete che rappresenta la figura negativa per Tarkovsky, non vuole scendere dall'auto. Dice: sono stanco di vedere queste bellezze eccessive, non voglio più niente solo per me. E pensate, non stava andando a vedere la Madonna più bella di Piero, ha preso quella più popolare, ma non bastava nemmeno quella. Che cosa ci dice Tarkovsky? Tarkovsky ci vuole dire che non esiste bellezza senza devozione, che non esiste bellezza senza rapporto con la vita vera e con le misure della vita vera, tant'è che la ragazza è impaziente, entra nella cripta, vuole vedere l'opera del maestro, ma Tarkovsky non gliela fa vedere né a noi né a lui. Vedete là, non si vede nulla. Non ha capito. E lì ci sono delle donne del popolo che stanno recitando un'orazione, non alla Madonna del Parto, ma a una Madonna in legno, quelle da processione che stanno lì, di fianco. E finché il rito delle donne del popolo non è concluso e un volo di colombi riempie le volte della cripta, Tarkovsky non fa vedere la Madonna, né a lei né a noi. Poi alza la luce delle candele quando il rito è terminato e ci fa vedere questa meraviglia. Una Madonna vissuta in mezzo ai campi, sempre in contatto con la vita materiale. La Madonna del Parto, concepita da Piero in un convento di questo paesino vicino a Monterchi, appunto, tra Umbria e Toscana, infatti subisce immediatamente un terremoto, viene salvata e per 500 anni è stata custodita nelle case dei contadini, in qualche chiesa, in qualche cimitero, in qualche museo, fino ad oggi. È una Madonna che appartiene alla verità, alle misure vere, e non a caso è una Madonna incinta che contiene la trasmissione della verità attraverso la propria gravidanza. Ancora il corpo, ma mi sposto in una regione della pianura padana nel nord Italia. Siamo a Parma e quella che vedete lì, questa striscia, è la Via Emilia, questa grande strada romana che attraversa tutto il nord Italia, da Piacenza fino a Rimini. Quei segni che vedete, quei piccoli segni che vedete, rossi, sono i segni della centuriazione romana, quella con cui i romani hanno organizzato il paesaggio. Strade, città, divisioni poderali, campi, canali, ogni cosa. Ebbene, questi segni sono ancora una parte consistente di questa realtà, anche se la pianura padana è la regione più industrializzata del paese, dell'Italia.
Questa è la Via Emilia che attraversa la città di Parma e 15 anni fa sono stato incaricato di costruire un edificio molto particolare, più o meno qui, dove finisce la città di Parma, a poche centinaia di metri dalla Via Emilia. Là c'è Milano, qui c'è Bologna e questa è Parma. Si trattava di un edificio che vedete qui per la cremazione del corpo dell'uomo. La pratica della cremazione è stata introdotta fortemente in Italia con il riconoscimento da parte della Chiesa Cattolica negli ultimi 15 anni. Prima non avveniva. E dunque ho avuto questa possibilità che mi è stata offerta, che mi è stata offerta di costruire questo edificio a fianco di un cimitero che già esisteva. Siamo, dicevo, molto vicini alla Via Emilia, che è questa. Tenete presente questo rapporto con la strada, perché questa strada governa la vita di tutti quelli che abitano lì, al mattino per andare a scuola, a lavorare, la sera per tornare a casa. E qui c'era questo piccolo cimitero suburbano di Parma. Ho scelto di appoggiarmi a questo cimitero per un motivo molto preciso. La mia costruzione doveva essere un recinto, naturalmente. È un obbligo per l'architettura, per la costruzione italiana. Ogni cimitero deve avere un muro alto 5 metri. Ma quel che mi interessava era questo. Era esattamente la direzione parallela a quella della grande strada. La grande strada che rappresenta il decumano massimo della pianificazione romana, di cui esistono ancora qui tanti frammenti che vi ho mostrato. Ecco il nuovo recinto appoggiato al vecchio cimitero. Vedete, si tratta di tre elementi: un giardino dell'accoglienza, il cosiddetto tempio vero e proprio, il giardino del ricordo. Il corpo dell'uomo entra da qui, viene accolto e si introduce nel tempio. Il tempio a sua volta è diviso in tre parti: un primo grande quadrato, la sala del commiato, un secondo quadrato, la stanza della luce, un terzo quadrato dove il corpo viene bruciato e trasformato. Davanti e dietro due portici con dei pilastri che non portano nulla, servono solo a dire che lì inizia qualcosa di importante. Questo è il viaggio del corpo dell'uomo. Ecco. Quando il corpo dell'uomo viene portato qui, sosta per un primo momento qui sotto. Qui c'è un grande lucernario e un ambone per salutarlo. È ancora la luce del giorno, la luce diretta. Poi viene portato nella stanza della luce, attraverso una alta porta. Anche questa stanza è illuminata dalla luce, ma è una luce differente. È una luce più tenue, una luce più dolce, non è più la luce del giorno. Pavel Florensky, il più grande forse fra quelli che hanno scritto sul sacro nel Novecento, scrisse una volta: che cos'è il sacro? E rispose: il sacro è essere in una stanza e vedere una finestra da cui arriva la luce di un altro mondo. Più delle mie parole, ancora una volta, serve questa sezione. Il corpo arriva, sosta sotto la luce del giorno e poi passa sotto un'altra luce, una luce diversa, filtrata, diversa da questa, per essere poi salutato e passare nel luogo della trasformazione e poi uscire nell'altro giardino. Ecco,
il Tempio come un grande altare nella pianura. Il suo impianto è esattamente quello della grande strada. Il percorso che il corpo dell'uomo fa nell'ultima sua apparizione è quello che compie tutti i giorni nella sua giornata normale durante la vita. Qui vedete poi come il recinto è tagliato anche nell'altra direzione a 90 gradi, quella del cardo, per segnare il rapporto con il paesaggio. Ecco il Tempio, fotografato qui proprio sul cardo, nel rapporto con il campanile della piccola frazione di Valera, così si chiama, questo luogo suburbano della città di Parma. E poi il rapporto di questo grande altare della città con le case degli uomini, che sembrano dei giocattoli quasi, ma che devono entrare in questo contesto, perché la vita è quella. Dunque l'arrivo, il giardino dell'accoglienza, questo portico con i pilastri che non portano nulla, perché che sostiene l'architrave sono i due grandi muri laterali, e vedete qui tagliata in sezione la facciata, che è uguale a quella posteriore, con i pilastri arretrati, proprio a segnare una non interruzione, ma semplicemente una continuità del viaggio. E poi la sala, il grande lucernario sotto il quale viene posto il corpo dell'uomo e la stanza della luce, dove la luce offre al corpo dell'uomo come ultima benedizione di scomparire appunto dentro di sé, dentro la luce e non dentro la tenebra. La stanza della luce e l'uscita dalla parte opposta, dove la cenere che rappresenta il corpo dell'uomo ritorna al paesaggio, perché viene sciolta nell'acqua dentro questa specie di altare e ritorna alla terra, oppure viene sparsa nell'aria e ritorna al paesaggio che vedete là in fondo. Il viaggio, l'ultimo viaggio del corpo, è un viaggio di resurrezione e non un viaggio di morte. Ancora qui, rapidissimamente, per giungere verso la fine della mia comunicazione, vi mostro questa immagine. Andrea Mantegna, Il Cristo morto. Questa è un'opera che il grande pittore cinquecentesco italiano aveva dipinto solo per sé, non l'ha mai venduta, la teneva nella sua camera di fronte al suo letto. Ed è un'immagine emblematica, perché tiene insieme morte e speranza. Questa è la pianta di una grande scuola che ho ultimato 4 anni fa, che si chiama Scuola per l'Europa. È una scuola in cui si insegnano, ci sono 43 nazionalità diverse, e si insegnano diverse lingue, e ha i diversi gradi di insegnamento, dalla scuola materna fino al liceo, fino alla scuola superiore. Siamo ancora in quel paesaggio segnato da cardo e decumano, segnato da questo rapporto fortissimo dovuto alla centuriazione romana. Questa volta, invece che sul decumano, siamo esattamente sul cardo. Lo vedete qui, scusate. Lo vedete qui,
la città di Parma è qui a destra, questo è il grande asse romano che sale verso le montagne, verso l'Appennino. E noi siamo ancora una volta, paralleli alla Via Emilia, alla grande strada. Questa volta si tratta di tenere insieme, ancora una volta, ciò che gli uomini fanno oggi e ciò che è stato, cioè il corpo del paesaggio e il corpo di tutti questi 800 bambini che vivono ogni giorno dentro questa scuola. E il tentativo di farlo è avvenuto attraverso questo grande chiostro, lungo 200 metri e largo 20, a cui si aggrappano le corti delle scuole, dalla scuola materna alla scuola elementare, fino alla scuola media e al liceo, e poi la palestra e gli uffici amministrativi. Vedete che questo corpo è incompleto. È stato realizzato incompleto per necessità economiche che non consentivano di fare un corpo compiuto, ma anche per scelta architettonica, che era quella che l'architettura maturasse anche lentamente attraverso questa crescita, che è uguale, crescita o decrescita, come quella del corpo dell'uomo. Qui vedete le piante e poi la scuola. La scuola che si appoggia, lo vedete, su questo grande chiostro centrale e le scuole che sono rivolte verso il paesaggio attraverso queste grandi corti o verso questo quartiere. In lontananza la linea azzurra dell'Appennino, che è la grande catena montuosa che attraversa dal nord fino al sud l'Italia. Questa è la zona di accoglienza, con l'atrio centrale e il portico a tutta altezza, a sinistra gli uffici amministrativi, a destra l'auditorium, che poi vedremo. E dietro l'atrio il grande chiostro. Su questo chiostro affaccia l'internità di tutte le quattro scuole, così come là in fondo, lo vedete, affaccia la palestra. Il tema è sempre lo stesso, cioè è questo tentativo di far sì che le misure del corpo e le misure della mente, così come le misure del paesaggio e le misure dell'architettura, trovino dei temporanei compimenti, delle sintesi. Il chiostro, il rapporto fra la palestra e uno dei bracci non completati delle aule che potrebbero essere completati successivamente, una delle corti invece finite, la scuola materna, il rapporto fra il chiostro che sta al centro e il paesaggio da una parte e il paesaggio dall'altra, la palestra, il rapporto fra la palestra e il grande chiostro centrale. E poi il teatro, l'auditorium, un piccolo auditorium completamente in legno, come sono i teatri in legno della pianura padana, di questa parte della regione italiana, l'Olimpico di Palladio, il teatro di Sabbioneta, di Scamozzi. Piccoli teatri fragili che stanno dentro scatole murarie in mattone laterizio. E da ultimo voglio concludere con questo riferimento ancora a una strada. Ci sono in questa parte del nord Italia due grandi strade.
Una grande strada è quella di cui abbiamo parlato, una strada romana, la Via Emilia, che ha dato il via alla colonizzazione romana di tutta l'Italia del Nord, per poi arrivare alla Francia, alla Spagna, alla Germania. E un'altra strada, una strada cristiana, costruita 1000 anni dopo. La strada è chiamata strada francigena o strada romea, perché a un certo punto la Via Emilia, all'altezza delle città, tra le città di Parma e Fidenza, non portava più se non al mare Adriatico, non portava però a Roma né a Gerusalemme. E allora in quel punto si doveva passare il monte, si doveva passare e risalire verso l'Appennino. E allora a quel punto li vedete, santi, mercanti, imperatori, soldati, ribaldi. Tutto il nord Europa doveva passare per quella cruna viaria per arrivare a Roma, alla Sicilia, ai mari caldi, a Gerusalemme. E questa incisione ce lo ricorda ancora sul fianco del Duomo della città di Fidenza. Ecco uno dei tanti percorsi di risalita che salgono verso l'Appennino per scendere poi alla Liguria, alla Toscana. Lì, di fianco a una di queste strade che oggi ancora i pellegrini percorrono, non sono tanto numerosi come quelli di Santiago, ma ci sono tanti pellegrini che a distanza di 1000 anni stanno ripercorrendo questo percorso verso Roma e verso Gerusalemme. Ebbene, lì dove era avvenuta una alluvione, una decina di anni fa, ho costruito questo piccolo inserto. Vedete sulla destra il monte che sale, 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 sempre più ripido. Sulla sinistra, qui, c'è la strada che i pellegrini fanno per salire e andare. In mezzo c'è solo un ruscello. Qui ho posto due cose, un punto e una linea. La linea è un muro, che vedete, un muro lungo 9 metri e alto circa 6 metri. Il punto, la linea è un muro, il punto è una croce di ferro. Poi c'è una piccola seduta. Se leggete questo progetto in sezione trasversale, cioè in questo modo, vi renderete conto come il muro sostiene il monte e come la croce sostiene il muro. Cioè, la cosa più fragile sostiene la cosa più pesante. Questo è anche il principio della fede. Ecco, il monte, il muro, la croce. Questa è l'immagine che i nuovi pellegrini del 2000 incontrano quando arrivano in questo punto di risalita. Il percorso poi continua, sale al castello del IX secolo, arriva al santuario di Santa Lucia e scende appunto verso la Toscana e verso Roma. Il discorso che ho fatto sulla sezione è più chiaro se lo osservate qui, dove vedete la croce che sostiene il muro, che sostiene il monte, che sale per 300 metri sulla destra. Le lucertole si divertono nel sole del mezzogiorno su questi muri e questo mi ha fatto pensare, perché come voi sapete le lucertole hanno un corpo che può perdere la coda, ma la coda delle lucertole si riforma.
E io penso che l'architettura sia una disciplina in cui il progetto continuamente si riforma. Non c'è nulla di nuovo. In italiano il verbo riformarsi ha un doppio significato che è difficile spiegare nella vostra lingua. Significa formarsi nuovamente, rinascere, ma rinascere in modo differente, riformare. Il corpo delle lucertole ci offre un esempio interessante di quello che io penso sia l'architettura e soprattutto di quello che io penso debba essere l'architettura dell'Occidente, che non può essere nuova senza fondamento e che deve essere nuova attraverso un fondamento. E il fondamento lo ritroviamo nelle misure che sono sotto i nostri piedi. Naturalmente la direzione di questo percorso è verso est, perché verso est è Roma e verso est è Gerusalemme. Il sole quindi al mattino nasce proprio qui e illumina la croce. La croce proietta la sua ombra sul muro. Nelle stagioni diverse avviene una sorta di rito, sempre differente, perché ha una durata diversa tra l'estate, la primavera, l'autunno, l'inverno. Dunque, l'ombra della croce si sposta secondo tempi diversi sul muro. Poi, come ultimo atto, la luce e l'ombra fanno sì che la croce si depositi sulla terra. Grazie.